Cercando vari fake moon su internet si trovano sempre dei capolavori, dei Pokémon che vorresti catturare subito, insomma Google Immagini è un luogo veramente fantastico. Ma ogni 10-15 immagini c'è quell'artwork, quello scherzo della natura che ti fa pensare... Adesso caro Dio mi dici perché l'hai fatto! It's the dream. E questo è il motivo per il quale vi porto questa top, o meglio questa flop, dei 5 Pokémon che non vorrei in Pokémon Sole e Luna. Quindi mettetevi comodi, preparatevi i sacchetti del vomito e già che ci siete lasciate un bel mi piace. Che la sofferenza abbia inizio. Al quinto posto abbiamo questi 3 Pokémon che sembrano essere tipo i 3 leggendari che tipo sono dei Transformers e... vabbè, cioè... cosa sono? Perché dovete mettere i Transformers nei Pokémon? Poi sono, cioè, bruttissimi. A parte c'è l'ultimo a destra che è carino. Quello in mezzo c'è uno sguardo da depresso, guardatelo. È depressissimo. Poi quello a sinistra c'è tipo delle corna, tipo un cerbiatto robot. Boh, io, cioè, non capisco per chi ha avuto l'idea perversa di fare sti cosi. Spero veramente che la Game Freak in questo caso non vada su internet e non cerca Pokémon, perché se no va a finire così, va a finire che in Pokémon Sale Mul cammini per le grotte anziché trovarti Raikou sui Kunenta e ti trovi un cazzo di robot davanti che ti ostruisce il passaggio. Vabbè, vi assicuro però che questo qua è meno peggio. Passiamo al quarto. In quarta posizione abbiamo questo bellissimo Pokémon che dovrebbe in teoria rappresentare un alieno, ma in pratica rappresenta gli Illuminati. Guardate attentamente la terza evoluzione. Notate anche voi qualcosa di assai misterioso. C'ha un cazzo di occhio nella piramide, palesemente illuminato. E poi tipo è bruttissimo. Mi ricorda tipo, non so chi guardava Leone, Cane, Fifone. Ecco, uno di quei mostri che stanno in quel cartone lì. È proprio un aborto vivente. Poi... Guardate gli occhi quelli sulla piramide della seconda evoluzione. A parte che è strabicissimo, però è tipo lì che dice io cosa ci faccio qua, perché sono finito in questa top, mandatemi via. E poi c'è tipo gli occhi sulle mani. Vabbè, insomma è un aborto generale, mettiamola così. E dopo i Transformers ci abbiamo anche le Winx miste ai Power Ranger, perché tipo sono rossa, bianca, blu, un'altra blu e una verde che ricordano tipo il meccanismo dei Power Rangers, però sembrano tipo le Winx. E poi c'è, cioè, la cosa che non ho capito è forma di Marte, forma di Venere, forma di Luna, forma di Giove, forma di Mercurio. È una cosa che non mi torna sinceramente. Poi con dei nomi che veramente mi si apre il cuore solo a pronunciarli. Mao Tsuki. Ah, sono tutti Mao Tsuki. Ok, ci sono arrivato adesso. E vabbè, insomma, idea tanto brutta quanto mal realizzata. E passiamo al secondo, per piacere. Ok, era decisamente meglio non passare a seconda, perché in seconda posizione abbiamo il commensale di Snorlax. Questo coso qua, cioè di lui non ho trovato neanche un nome, da quanto è ignorantissimo. E tipo sembra uno chef dalla dubbia entità. Cioè, oddio, sto notando adesso che c'è tipo nel panino della seconda evoluzione c'è tipo la fetta di formaggio che sta cadendo giù dal panino e insieme a una fetta di pomodoro. Vabbè raga, questo Pokémon qua è abbastanza terrificante. Sembra tipo, però giustamente no, perché effettivamente non ci avevo pensato. Se Alakazam c'ha i cucchiai, abbiamo bisogno anche di un Pokémon con forchetta e spatola da cucina. Probabilmente quello a destra è l'amico anche di SpongeBob, visto che ha una spatola. Cucinami Krabby Patty, zio, che c'ho fame. E vabbè, insomma, è tipo terrificante. Se mi trovassi un Pokémon così davanti, probabilmente scapperei in preda al panico e alle convulsioni e ai conati di vomito. Quindi insomma, a parte per il panino, questa roba qua fa schifo. Magari anche il panino fa schifo, non lo so io. E in prima posizione abbiamo l'apice del trash. Questi 4 Pokémon ispirati alla favola dei 3 porcellini. Cioè adesso io capisco voler inserire delle fiabe nei giochi Pokémon, ma così è tipo esageratissimo. Che poi
quello che è fatto di legno. Perché è al tipo roccia? Perché è il tipo roccia? Non ha senso. È legno. È legno, non è roccia. Cioè, piuttosto è erba. Poi c'è tipo quello di paglia, che c'è tipo il naso verde, non si sa perché. C'è tipo le malattie. Cioè, l'unico carino, effettivamente, ve lo concedo, il lupo è carino. Di tipo buio volante, perché giustamente volante soffia. Soffia contro le case, quindi giustamente è tipo volante. Cioè, ma gli altri due non hanno senso di esistere. Poi tipo, quello di tipo lotta, quello dei mattoni, c'è cioè, una torre in testa. Vabbè raga, cioè questa roba qua è stata stupenda. Vi dico solo che l'idea di fare sto video mi è venuta guardando questi tre, questi quattro Pokémon. E vabbè, se nello scorso episodio io dicevo che la Game Freak avrebbe dovuto fare delle ricerche su internet per trovare dei Pokémon decenti, mi accorgo anche di ciò che potrebbe succedere. Magari tipo... mi fanno un intero gioco sulla storia di questi qua. Magari il trio leggendario e il Pokémon leggendario. E forse non è il caso. Forse no. Ok signori miei, anche questa flop 5 o top 5 brutta, chiamatela come volete, è finita qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, lasciate un mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale. E passate anche dei social che trovate in descrizione, mi raccomando, per sapere tutte le novità del canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video.